Amici di Brave Noi, buongiorno, buonasera, anzi, siamo al Catastu. Adesso vi facciamo vedere cosa sta trasmettendo Catastu in questo momento, perché quasi vive di basket. Adesso un attimo vi facciamo vedere. Alle nostre spalle, come avete visto, si sta giocando Pannoni Cremona Fiat Torino. Torino appena cambiato allenatore, Cremona sta praticamente portando a casa un'altra vittoria e quindi sta allungando sul Ben Giovedì Svarese. Ben Giovedì Svarese che però può replicare tra pochissimo a Pesaro una partita, innanzitutto diciamo il primo elemento di questa partita, una partita ricca di storia. Sfida numero 133 tra le due società, Varese in vantaggio 78-54, la prima nel 50, si giocò nel 1950, 68 anni di Pesaro Varese. Una partita con un obiettivo chiaro, arrivare alle Final Eight di Coppa Italia, che mancano da 6 anni, 2013 erano indimenticabili. Attenzione, perché per arrivarci è necessario vincere. Ci sono tre squadre in questo momento a quota 12 punti, che sono Trento, Sassari e Bologna, e quindi con classifica avulsa è ancora possibile che rientrino. Con una vittoria si spazza via ogni dubbio, è quella che chiediamo a Peggio Betis. Contro chi? Contro Pesaro, una squadra che ha tre giocatori da tenere occhio: Blackmon, classe 95, 20.6 punti a partita, McCree, 19.4 a partita, e Mokevičius, lituano, migliore rimbalzista del campionato, 11.4 a partita, in classifica con Tyler Kane che se la sta giocando, e anche, attenzione, miglior tiratore da due della squadra. E miglior tiratore da due, scusate, dell'intero campionato. Cosa ha detto Cocciagaia su questa partita? Di stare attenti al recupero. Pesaro è molto rapida a riattaccare rapidamente. Tradizione è veramente una squadra formidabile, la miglior squadra del campionato. Tradizione è anche la miglior squadra, una delle migliori squadre in tradizione, è anche la miglior squadra per palle recuperate. Questa partita dovrà essere nel segno protezione di Alex Abramovic. Alex Abramovic perché? Perché il 13 novembre 2016, ovvero due anni fa, fece 21 punti, di cui 9 negli ultimi due minuti, e Varese vinse. L'anno scorso a Pesaro vinse, grazie a un canestro di Dallas Moore all'ultimo minuto, a pochi centesimi di secondo alla fine, Pesaro. Ma l'Open Joe Matthews nel ritorno vinse grazie a 29 punti di Avra. Avra, che è atteso ad un'ennesima conferma, è uno dei giocatori più in forma di questa squadra, forse appena sotto Scrap, ma insomma sono i due più in forma, e questa sera è atteso per una partita importante, una partita in una giornata che ha vinto a cadere per la prima volta a Milano, una partita di cui vi racconteremo tutto tra pochissimo qui dal Catastu. Volevamo fare un pronostico, ma ce l'hanno impedito. Volevamo far fare il tipo di pronostico, ma ce l'ha impedito. Rispettiamo la volontà.